equipaggiamento e immersione. Fra l'equipaggiamento specifico per l'immersione sui relitti possiamo annoverare una lampada di buona potenza, una lavagnetta dotata di matita a mina morbida e gomma e una bussola. Ricordate comunque che l'indicazione della bussola può essere notevolmente influenzata dalla vicinanza di masse metalliche. Frequentando il corso di specializzazione PSS Immersione sui relitti, scoprirete come usare utili attrezzature specifiche come la frusta dell'erogatore di emergenza lunga almeno 2 metri e altro ancora. In caso di impiglio in cime o cavi del relitto, dovrete disporre di un paio di utensili da taglio diversi, per esempio un coltello affilato e un tagliasagole. Per i cavi elettrici sono ottime le cesoie. Se dovete prendere delle misure, è opportuno che portiate delle sagole segnate. Potrebbero servire anche come cima guida, da prua a poppa nel caso di relitti poco evidenti. Altre attrezzature utili per l'immersione sui relitti sono i pedagni, formati da un galleggiante, una cima e una zavorra. Sono comodi per segnalare un punto di interesse sott'acqua. Se il relitto è noto, prima dell'immersione il briefing metterà in evidenza i percorsi, le aperture, i punti cospicui. Prendete appunti sulla lavagnetta, vi saranno molto utili in immersione. L'immersione sui relitti del corso Advanced si svolgerà solo all'esterno di un relitto. Dovrete imparare a valutare i possibili pericoli, a identificare i punti più interessanti e a disegnare una mappa del relitto. Raggiungerete il fondo, in genere seguendo un pedagno già fissato, con il massimo controllo della galleggiabilità. Farete un'escursione intorno al relitto, riportando su un lato della lavagnetta alcune indicazioni generali. Attenzione a non perdere dettagli importanti che potrebbero consentire di ricavare maggiori informazioni sul relitto. È bene che stimiate le condizioni generali del relitto, valutando se sia recente, se sia metallico o in legno, se sia identificabile o meno. Sempre restando all'esterno, dovrete identificare le possibili vie di accesso all'interno. Per navigare su un relitto adotterete delle particolari tecniche. Con relitti quasi intatti e in acque con buona visibilità potrete seguire la pianta del relitto. Con relitti rotti dal mare o in condizioni di visibilità non buona dovrete utilizzare dei punti cospicui, segnalandoli sulla lavagnetta. Nei casi di visibilità limitata sarà opportuno predisporre una cima guida, che dovrebbe sempre partire dall'ancora della barca o dal pedagno di risalita. Mentre esplorate il relitto verificherete il suo orientamento, o quello dei suoi tronconi se spezzato. Dovrete mantenere il conto dei cicli di pinneggiata per avere un'idea approssimativa delle dimensioni. In base agli appunti presi, l'istruttore vi chiederà poi di tracciare una mappa del sito di immersione. Buona immersione!